dunque io parto subito con lo scoop. Vi lancio subito la pronti via, vi lancio subito la bomba. Non so se lo sapete, non so se ve ne siete accorti, ma attenzione, attenzione, maschi e femmine, uomo e donna, sono diversi. Giuro, è vero, è una storia vera. Nonostante questo, nonostante il 99% del nostro DNA sia assolutamente identico, noi uomo e donna condividono 99%, più del 99% dello stesso DNA, no? È uguale, identico. Però c'è quell'1% che fa davvero la differenza, perché influenza ogni singola cellula, proprio ogni singola fibra dell'uomo è assolutamente maschile, ogni singola fibra della donna è assolutamente femminile. E questo, com'è che succede sta cosa qua? Succede come gran parte dei guai, fin dal talamo nuziale, no? Si parte sempre da lì, perché all'atto del concepimento c'è questa, a causa di questo famigerato cromosoma Y, voi sapete che le femmine hanno il doppio cromosoma X, i maschi invece hanno il cromosoma XY, che è una cosa curiosissima sta cosa del cromosoma, perché quando li hanno scoperti, li hanno guardati al microscopio e effettivamente li hanno chiamati X e Y, perché hanno proprio quella forma lì, no? E il cromosoma X è veramente femminile, perché ha queste quattro braccine, no? Queste due braccia aperte, due gambette aperte, ed è segno di accoglienza, no? Proprio come la donna. E poi hanno visto quest'altro cromosoma che insomma è più piccolo, è più corto, e hanno visto che mancava qualcosa. Ho detto, questo qua è difettoso, no? Ha contato le gambette, uno, due, la terza gamba è quella in basso, allora questo è quello del maschio, questo è quello del maschio. E questo cromosoma Y è quello che fa veramente la differenza, no? Però non viene fuori subito questa differenza, perché se è vero che fin dal concepimento la presenza della Y è determinante, non viene fuori subito, non è subito evidente, perché il bambino, pensate, dal concepimento fino alla settima settimana il bambino è indistinto, è questa creaturina perfetta che cresce con tutte le sue cosine a posto, il cuoricino, il cervello è assolutamente perfetto, tutto bello, regolare, armonico, e conserva persino un abbozzo dell'apparato genitale maschile e di quello femminile, no? Un primo abbozzo, ce li ha tutti e due, è indistinto, è veramente una creatura indistinta, un po' come, non so se avete presente, i vecchi omini del Lego, no? Quelli che, con cui giocavamo noi Matusa negli anni 80, no? Che non sapevi se era maschio o femmina finché non mettevi la parrucchetta, secondo la parrucchetta che mettevi dicevi è maschio o è femmina. Ecco, il bambino è così, no? Cosa succede? Che all'ottava settimana la presenza di questo cromosoma Y inizia a farsi sentire, no? Questo cromosoma Y del maschio, che fino ad allora era saccato sul divano che pensava ai cavoli suoi, a un certo punto si sveglia, no? È come succede ai maschietti, al risveglio ha già la gambetta pronta, no? E entra subito in azione e fa dei danni incredibili, perché inizia subito a promuovere lo sviluppo dei testicoli, quindi si atrofizzano quell'abbozzo di ovaie nel bambino e spuntano questi testicoli e spuntano alla grande. Io non so se avete presente, io ho maneggiato quattro maschi, ho avuto l'occasione di maneggiare quattro maschi proprio appena usciti dalla pancia della mamma, e questi bambini hanno veramente dei testicoli che sono enormi, sembrano quelli di un adulto, no? E a me mi sono lasciato interrompere da questa cosa, e effettivamente se uno ci pensa, stai 9 mesi a sentire le chiacchiere di una donna e si c'è due palle così, cioè è inevitabile, no? Vabbè, e subito dopo, appena si formano i testicoli, iniziano a produrre testosterone manetta e sparano in giro questo ormone per tutto l'organismo, e questo ormone fa una devastazione totale
Marca a livello organico, cioè proprio anatomico, definisce le caratteristiche maschili, no? Proprio lo sviluppo anche anatomico. E poi arriva al cervello e lì lo inonda e fa veramente una strage. Perché se pensate, quando non c'è questo cromosoma Y, il bambino, così com'era, bello perfetto, cresce e diventa femmina. E diventa femmina all'ottava settimana, no? Proprio perché naturalmente si sviluppa l'apparato genitale femminile e quindi rimane così perfetto com'è, no? E anche quando nasce è già bambina. Io questo lo dico ai padri presenti che me lo potranno confermare o ai futuri tali. Vi nasce questa bambina e voi pensate che sembra questa fantolina, no? Tanto dolce, ecco, no, è già donna a tutti gli effetti, non ha ancora il ciclo, ma c'ha tutte le paturnie, subito le manifesta, ve ne accorgete fin da subito, dal primo vagito, che è già isterico, piuttosto quello del maschio, che lo devono sculacciare, che quello lì se ne sta lì tranquillo, no? E questo perché, quando c'è, in assenza di questo cromosoma Y, no? Appunto il cervello di questo bambino che è perfetto si sviluppa e si sviluppa perfettamente, che poi è il cervello perfetto della donna, no? Che conserva quella maggioranza di connessioni tra i due emisferi che permettono una visione a 360 gradi, no? della realtà. E pensate, le zone più sviluppate proprio nella differenza tra il cervello maschile e quello femminile, nel cervello della donna le zone più sviluppate sono proprio quelle deputate all'emozione, al linguaggio ovviamente, all'ascolto, alla memoria. Le donne hanno una memoria che è letale. Non solo, ma pensate, io quando ho scoperto questa cosa mi si è aperto proprio una porta sull'universo femminile, perché ha la zona del cervello, la donna, che è deputata alla creazione dell'ansia, che è 4 volte rispetto a quella del maschio. Cioè io in quel momento ho detto, ecco perché mia moglie si fa le menate assurde per qualsiasi cacchiata. Ci credo, c'ha 4 volte l'ansia che ho io. E tutta questa serie di caratteristiche comporta appunto quel modo di agire, quella influenza anche poi quello che è il comportamento della donna, no? Perché è proprio la struttura cerebrale che è diversa. E se noi mettiamo insieme questa marcata emotività con la memoria, questa veramente super sviluppata tendenza all'ansia, si capisce bene come mai la donna abbia questa natura tremendamente apprensiva, no? Ma nel senso anche buono del termine, che le dà, come dire, la necessità di tenere tutto presente a sé nello stesso momento. E infatti, voi lo sapete benissimo, cioè una donna pensa con una forma di multipensiero, no? Pensa a 360 gradi. Quando una donna è al lavoro, pensa anche a quello che c'è da fare a casa, pensa anche ai bambini che sono a scuola, a che cosa stanno facendo, se faranno i compiti dopo, alle faccende di casa, alle amiche, a quello che ha detto la mamma, eccetera eccetera. Quando è a casa pensa anche alle cose che deve fare al lavoro, no? Quando è in macchina pensa anche a rifarsi il trucco, a rispondere al messaggino WhatsApp, ecco perché poi torna al volante, pericolo costante. L'uomo invece è diverso, proprio a livello di struttura cerebrale. Ecco, questa maggioranza di connessioni tra i due emisferi comporta nella donna proprio questa capacità di tenere tutto presente a sé, no? Questa capacità di pensare a 360 gradi, che poi viene elegantemente chiamata con il nome di multitasking, no? Che lo sappiamo benissimo tutti, è quella capacità proprio tipica e specifica della donna di fare più cose contemporaneamente e tutte meravigliosamente male, perché ovviamente facendo più cose insieme per forza di cose c'è un po' di approssimazione. Il cervello dell'uomo invece è strutturalmente diverso, perché a causa proprio di questo testosterone che brucia a destra e a manca, il cervello in presenza di quel famigerato cromosoma Y
si sviluppa con una struttura di connessioni proprio diversa, cioè la maggioranza delle connessioni è all'interno dei singoli emisferi e quindi sviluppa il maschio un modo di ragionare compartimentato, no? Il maschio innanzitutto tende meno all'emotività. Le zone più sviluppate del cervello del maschio sono proprio quelle che lo rendono reattivo alle situazioni di emergenza, di pericolo, no? Lo rendono più capace di gestire le emozioni e anche di applicarsi con una maggiore concentrazione su una determinata cosa, proprio perché ragiona a compartimenti, no? Il maschio ha questa meravigliosa capacità di stilare classifiche, di fare cataloghi, perché ragiona proprio in quella maniera lì. E questo lo avvantaggia con quello che viene chiamato il multiswitch, cioè la capacità che è precipua proprio del maschio di passare senza colpo ferire da una modalità ad un'altra, investendo tutto se stesso né in quella singola modalità in cui si trova, no? Proprio come se avesse una levetta del cambio che gli permette di passare dalla modalità lavoro alla modalità relax sul divano, no? Quando è al lavoro non è che se ne frega e che non gli interessa di tutto il resto, che se ne frega della moglie, se ne frega di quello che c'è a casa, dei bambini, eccetera, ma è concentrato proprio su quella situazione lì, è in modalità lavoro e quindi mette tutto se stesso in quella modalità lì. Switch la levetta, passa dalla modalità lavoro alla modalità gioco con i bambini e si mette lì e gioca ed è più bambino dei bambini perché mette tutto se stesso in quella modalità lì, no? Switch la levetta, modalità divano. Switch la levetta, calcetto con gli amici, birra al bar, divano. Sì, il divano è effettivamente una componente importante della vita del maschio. Ecco, questo modo, questa struttura diversa tra uomo e donna influisce, come abbiamo detto, proprio sul comportamento, no? E influisce in che modo? Proprio per questo modo di sentire diversamente, di interpretare diversamente la realtà, l'uomo ha una modalità più lineare, no? L'uomo ha una modalità di interfacciarsi con la realtà che è proprio più lineare, è semplice, lui passa appunto, ragiona per obiettivi, ha una capacità maggiore di concentrazione, ha una maggiore capacità di distaccarsi dalle cose, questo gli permette una maggiore obiettività, no? Va dritto allo scopo, un maschio va dal punto A al punto B in linea retta. La donna invece, proprio per questa capacità di ragionare a 360 gradi in maniera circolare, ha un comportamento prettamente ciclico, anche perché è influenzata proprio dal suo organismo, no? Che le detta questo calendario interno, quel calendario biologico che le detta i tempi. E anche nella dinamica storica, nel rapportarsi in termini di tempo, l'uomo ha più questa dinamica lineare. Per l'uomo interpreta il tempo come una successione di causa ed effetto, no? In maniera proprio lineare. La donna invece appunto conserva questa ciclicità anche nel tempo, e questo proprio anche per quel calendario interno che determina la sua biologia. E ecco perché le donne sono così attente alle ricorrenze, unite memoria, emotività, e infatti si ricordano i compleanni, gli anniversari. Non so, vi sarà senz'altro capitato di andare a fare discussioni con una donna, adesso mi rivolgo ai maschietti, come capita quasi quotidianamente a me con mia moglie, e lì si vede proprio questa caratteristica, no? Perché sei lì che fai la discussione e tua moglie inizia a tirar fuori la lista nera di tutte le offese vere o presunte tali che tu hai fatto alla sua sensibilità da quando vi siete conosciuti fino a dopodomani, con una specificità allarmante, terrorizzante, e tu poveretto sei lì che non ti ricordi neanche quello che hai mangiato a mezzogiorno, e come fai a contestare che se è vero o falso? Le devi dare il beneficio del dubbio, mi sembra un po' come Dustin Hoffman nel film Rain Man, non so se avete presente, no?
che aveva il libro nero dove si segnava in giorno in tale data tizio mi ha fatto questo, ecco, più o meno funziona così, no? E questo è anche insomma il bello di questa differenza tra maschio e femmina, che le condiziona pesantemente. Io vedo questa cosa fin da bambini, perché viene fuori proprio fin da subito. Io lo vedo nei miei figli questa cosa qua, no? E vi faccio un esempio, vi racconto una cosa molto molto quotidiana, no? Io ho due maschi, come ho detto prima, lui, ho due maschi e una femminuccia. Il maschio ha, il più grande ha 8 anni, il mezzanello ha 4 anni, la femminuccia ha 2 anni. E come ho detto prima, è già donna in tutto e per tutto. E mi viene da dire, perché quando si mettono a giocare, no? I due maschietti prendono le macchinine piuttosto che il Lego, così, vanno sul tappetone, lì in salotto, che è il luogo adibito al gioco, così almeno io posso stare sul divano e osservarli senza troppa fatica, facendo una cosa alla volta, almeno switcho da tastiera computer a osservazione bimbi. E loro, da bravi maschietti, si mettono lì, prendono ognuno le sue macchinine preferite, le mettono tutte belle in fila, che sono così, no? A capochino si mettono lì e ognuno fa la sua costruzione, si stanno giocando con Lego, la femminuccia inizia a girare intorno, no? Ciclica, inizia a girare intorno, osserva la situazione e poi vuole interagire anche lei. E cosa fa? Non è che va lì, pesca le macchinine dal cestone piuttosto che il Lego e inizia a fare anche lei le sue cose, no? Si mette in mezzo ai due maschi, si siede possibilmente sulle macchinine e inizia a spostare le macchinine dei maschi quando se le hanno messe in fila, oppure se stanno giocando con Lego inizia a disfare quello che loro stanno costruendo. I maschi all'inizio la ignorano, no? E sono lì autistici, sono impegnati, è in modalità gioco con Lego e faccio quello con tutto me stesso, no? E quindi la ignorano. E allora lei cosa fa? Calca la dose, no? Dimostrando questa meravigliosa capacità della donna di rompere le balle. E va avanti, insiste, fin quando poi i due maschi a un certo punto iniziano a essere infastiditi e con quella delicatezza prettamente maschile invitano gentilmente la sorella ad andare fuori dai compartimenti di gioco. Lei se ne frega ovviamente, perché ha già deciso qual è la situazione che deve crearsi, va avanti a rompere finché a un certo punto loro piantano lì i loro giochi e iniziano a dare addosso alla sorella, iniziando a lamentarsi, eccetera. In quel momento io vedo mia figlia che trasfigura, perché pianta lì tutto e inizia a gongolare, perché ha ottenuto quello che voleva. Lei ha ottenuto di entrare in relazione con i fratelli, ma nello specifico ha ottenuto ha soddisfatto quella necessità profonda della donna di avere uno sguardo esclusivo su di sé, l'attenzione esclusiva dell'altro su di sé. Non importa che poi i fratelli sono incacchiati, quindi è una relazione di incacchiatura, lei ha ottenuto comunque quello, perché questa è la necessità profonda della donna. Avere, sentire su di sé quello sguardo esclusivo che, come per il maschio, è quella necessità profonda di avere invece uno sguardo di compiacimento, no? Su di sé. E questo da bambini lo si declina nei confronti dei genitori normalmente, soprattutto nella figura paterna, perché infatti cercano molto le bambine, io vedo mia figlia, cerca molto il mio sguardo e che sia uno sguardo veramente esclusivo, uno sguardo d'amore su di lei, come i maschi ogni cacchiata che fanno sono lì a dire guarda papà, ti piace papà, cercano proprio il compiacimento, no? Poi una volta da adulti questa necessità profonda il maschio e la femmina la declinano invece sull'altro, sul partner. Io, lasciatemi usare, sullo sposo, no? La moglie cerca nel marito quello sguardo esclusivo d'amore, ha necessità, deve essere soddisfatta in questo senso,
e il marito, da parte sua, anche se non lo dà molto a vedere, però ha bisogno di questo sguardo di compiacimento su di sé da parte della moglie. E guardate che se nel momento in cui il marito ottiene questo, l'uomo ottiene questo sguardo di compiacimento, come reazione è portato veramente, inizia a venerare la propria donna. Così come la donna, se ottiene ed è sicura di questo sguardo esclusivo d'amore del proprio uomo, inizia ad adorarlo. E vedete qua come veramente salta fuori quella necessità di assoluto, no? Che alberga nell'animo umano, declinata secondo due modalità diverse, che sono assolutamente maschile e assolutamente femminile. Però per comprendere a fondo questa caratteristica, questa diversità di modo di essere, queste necessità diverse, dobbiamo alzare lo sguardo oltre la natura biologica del maschio e della femmina, che non bastano a spiegare questa necessità, questo bisogno intimo dell'uomo e della donna, no? Bisogna alzare lo sguardo a quell'origine supernaturale dell'uomo. E strumento principe, e io oserei dire, mi sbilancio, esclusivo, che ci aiuta a comprendere come sia fatto l'uomo nel suo essere maschio e nel suo essere femmina, è appunto quel libretto di istruzioni della casa produttrice dell'umanità, no? La parola di quel creatore che, essendo appunto creatore, ha creato l'uomo e la donna e quindi sa come sono fatti, e questo funzionamento l'ha messo per iscritto in un manuale di istruzioni che è appunto la parola di Dio, no? La Sacra Scrittura. E se noi andiamo a vedere, vediamo proprio, riscontriamo questa diversità, no? E questa diversità va oltre quello sguardo di natura, non so se voi avete sentito sicuramente, no? L'uomo, quell'affermazione secondo cui l'uomo viene da Marte e la donna viene da Venere, no? Quindi due pianeti diversi. Ecco, questa affermazione è limitata, perché appunto è limitata, limita il suo sguardo a una natura oltretutto di origine pagana, no? Ma che implica appunto, se la provenienza dell'uomo è da Marte e la della donna da Venere, significa che sono di due pianeti diversi, e quindi implica una sostanziale incomunicabilità di fondo. E questo invece non è vero, viene smentito proprio da quella manifestazione, da quella rivelazione che è in questo manuale di istruzioni, perché lì viene rivelato come in realtà l'uomo venga dalla terra e la donna venga dalla carne, ok? L'uomo viene dalla terra, è tratto dalla polvere, polvere sei, polvere ritornerai, non so se avete presente l'origine, no? La Genesi dice viene dalla terra, plasmato dalla terra, insufflato con lo spirito di Dio. E la donna viene tratta dalla carne dell'uomo. Quindi, non due pianeti, ma lo stesso pianeta, la terra. Oltretutto, stesso pianeta, medesimo destino, che è quello, che li vedrà poi riunirsi, no? In quella sola carne, e oltretutto medesima origine, l'unico creatore, in una dinamica di procedura: l'uomo procede dalla terra, la donna procede dalla carne dell'uomo. E questo mette in evidenza, ci dice come davvero la relazione maschio-femmina, la relazione uomo-donna, riverberi anche fin dalle sue origini la relazione d'amore trinitaria, no? Il figlio che procede dal padre, lo spirito che procede dal padre dal figlio. È un po' come la Trinità incarnata, no? Ecco, e quindi vediamo appunto, se l'uomo viene dalla terra, che cosa ci dice, che cosa ci rivela, come abbiamo visto anche spolverando un po' di biologia di base, l'uomo viene dalla terra e l'uomo in effetti è semplice, è solido, è stabile, viene dalla terra. La donna invece viene dalla carne e in effetti è emotiva, è viscerale,
è viscerale ed è anche mutevole, la carne tremula, no? La donna immobile si dice, è mutevole, ma nel senso, nell'accezione bella del termine, nel senso che muta e porta varietà in quella vita che invece nell'uomo sarebbe sempre uguale, no? Perché appunto ha questo andamento lineare, e lei avendo anche solo questo andamento ciclico porta varietà nella vita dell'uomo, ecco. Non solo, perché l'uomo viene dalla terra, la donna viene dalla carne e viene dalla carne dell'uomo. Il che ci rivela come il progetto di Dio sul rapporto di coppia sia profondamente in una dinamica di alleanza. Essendo della stessa carne, si vede come il disegno di Dio originario sulla la relazione di coppia sia un disegno di comunione, no? Questo lo dobbiamo tenere presente. In questo disegno, appunto, nella ricchezza della diversità, all'uomo e alla donna, proprio nell'origine, vengono fatti dei doni specifici. All'uomo, e parto dall'uomo solo perché è il primo tratto, no? Si dice, c'è quel famoso detto che dice, fatto prima l'uomo che la donna perché prima si fa la brutta e poi si fa la bella. Partiamo dall'uomo. All'uomo l'uomo è fatto a immagine di Dio. E in effetti l'uomo ha in sé un'autorità naturale, no? Infatti questa autorità poi nella Genesi si esprime come quel compito che Dio dà all'uomo di dare il nome agli animali, no? Come se fosse un vice creatore, no? E quel nome che lui dà agli animali, quello sarà per sempre, no? Quell'autorità naturale che consente addirittura, che convoca l'uomo nella responsabilità di designare il destino, dare il nome a questo significato in senso antico testamentario, ecco. E questa autorità naturale dell'uomo noi la possiamo riscontrare proprio nella quotidianità. Io mi riferisco alla mia esperienza personale, dove vedo mia moglie che, insomma, quando deve farsi obbedire dai nostri figli e deve ripetere le stesse cose miliardi di volte, no? Fin quando poi a un certo punto questi non l'ascoltano, forse anche perché appunto la natura un po' più ciarliera della donna, poi i figli capiscono tutto subito e dico, questa parla sempre, va bene, allora metto la modalità muto e quindi quando la mamma dice, dà degli ordini, quelli manco la sentono, fin quando la mamma sbrocca e chiama il papà e dice, Andrea, intervieni te per cortesia. E l'uomo, forse anche perché normalmente sta sempre più zitto, quando parla, insomma, c'è una novità e allora si addrizzano le antennine, ma soprattutto, e poi in maniera anche proprio più evidente, forse anche il fatto che l'uomo, anche solo per la stazza, per il timbro di voce, insomma, incute un po' soggezione nel bambino. Infatti nel momento in cui mia moglie mi tira in causa, io so che mi devo alzare dal divano e intervenire, dico quello che ha detto mia moglie, paro, stesse parole, e i bambini scattano come dei soldatini. E questa è la manifestazione più spicciola di quell'autorità naturale di cui è investito l'uomo, no? L'immagine di Dio. Secondo superpotere del maschio è la signoria sul giardino. Dio crea l'uomo e lo pone in mezzo al giardino dell'Eden perché lo coltivi e lo custodisca, ok? Gli dà questa responsabilità sulla realtà. Il giardino è il creato e il creato è la realtà. E in effetti noi vediamo come la tensione naturale del maschio sia quella proprio di prodursi nella realtà, nel mondo, no? Fino a relativamente pochi anni fa, 50 anni fa, l'uomo era quello che si immergeva nel mondo e produceva, no? Invece i doni della donna sono anch'essi importantissimi, sotto alcuni aspetti molto più importanti, e diversi da quelli dell'uomo, specifici. La donna che è tratta dall'uomo, dunque noi abbiamo
a un certo punto, dopo aver creato l'uomo, Dio ha iniziato a vedere che questo qua stava sempre saccato sul divano, ha detto questo da solo non ce la fa, questo ha bisogno di un aiuto. E allora gli ha creato un aiuto simile, no? Che è la donna proprio, in tutto simile all'uomo. Quindi, diversità di ruoli, ma pari dignità. Oltretutto ruoli, maschio e femmina, uomo e donna, che non sono in alcun modo intercambiabili. L'uomo non può fare la donna e la donna non può fare l'uomo. Sono due ruoli totalmente differenti, ok? Complementari, ricchi di una diversità che non è intercambiabile. È fatta appunto in tutto simile all'uomo e è fatta come aiuto per l'uomo. E questo mette in evidenza come la donna sia per l'altro, quindi creata per la relazione. L'uomo era da solo e era bastante a se stesso. No, non è vero, perché infatti aveva bisogno di un aiuto. Con la donna entra nel creato la relazione, e infatti il dono che viene fatto alla donna è la signoria sulla relazione. Lei è depositaria di questo dono esclusivo. E l'altro dono che la convoca alla responsabilità, ed è una responsabilità enorme, è la custodia della generazione, perché che se ne dica e che se ne voglia pensare, i bambini li fanno le donne, ok? L'uomo dà l'input, mette il semino, no? Adesso non vi sto a spiegare la pina, il fiorellino, insomma, se non la sapete ve l'andate a vedere per conto vostro su Google, ecco. L'uomo mette dall'input, ma è la donna che custodisce la generazione, e questa è una responsabilità enorme, perché se smette di farlo c'è l'estinzione, ragazzi, c'è fine del mondo, facciamo la fine dei dinosauri. Ecco, questi due doni chiamano l'uomo e la donna, il maschio e femmina, a entrare in relazione. E mettono in evidenza come proprio il progetto di Dio sia un progetto di alleanza nella relazione maschio e femmina, che si estrinseca nel servizio dell'uno all'altro, cioè nel mettere i propri doni specifici e quindi essenziali al servizio dell'altro. Questo è il progetto originario con cui maschio e femmina vengono creati. E questo richiamo poi convoca appunto a una responsabilità. E la responsabilità qual è? È quella, insomma, di non cedere nell'abuso di questi doni, no? Che è una tentazione sempre presente, perché laddove appunto il maschio, l'uomo è signore del giardino, ha la tendenza a abusare di questa sua signoria e attraverso la tecnica manipolare la realtà a proprio uso e consumo. La responsabilità della donna di per sé è quella di abusare di questa sua signoria, di questo suo dominio, di questa signoria sulla relazione. Il tutto non in un'ottica di dono, di donazione, di servizio l'uno all'altro, ma in una prospettiva di dominio, no? Dei propri doni a proprio uso e consumo. E lo vediamo, questa tentazione, lo vediamo oggigiorno, è più che mai presente, perché l'uomo ha davvero abusato di questa sua signoria, e lo vediamo come è ridotto il creato, perché attraverso la tecnica l'uomo ha ceduto al proprio uso e consumo, tanto da cadere in quella trappola che è valida per entrambi i generi, che è la trappola demoniaca sempre presente ad ogni generazione, che è l'illusione del controllo, no? Il credersi non più creature ma creatori, quindi dei di se stessi, ecco, l'ho declinato nelle due modalità differenti, maschile e femminile, no? Quindi l'uomo appunto attraverso la tecnica
si è fatto re del mondo, dio di se stesso, e siamo arrivati al punto che adesso mette becco pure sulle origini della vita, facendosi forte dell'illusione che con la tecnica può essere veramente creatore, e la donna, in questa sua prospettiva di uso in un'ottica di dominio della sua signoria sulla relazione, ma soprattutto ha abdicato a quel suo ruolo di custode della generazione, e lo vediamo, mi spiace essere così chiaro, però questa è proprio la tentazione che è venuta saltata fuori, proprio il cedimento che ha animato il femminismo, no? Nel momento in cui dici il corpo è mio, l'utero è mio, entri non più, esci dall'ottica di servizio e entri in un'ottica di dominio, e lo vediamo questa prospettiva dove ci ha portato, no? Ha portato all'aborto e ha portato alla gestione della generazione proprio ad uso e consumo, tant'è che adesso basta una pillola il giorno dopo e tu ammazzi il bambino che porti nel ventre, che invece sei chiamata a custodire, no? In origine, l'origine è questo, il progetto originale è questo. Ecco, e questa tentazione ad abdicare al proprio ruolo c'è, ripeto, ed è costante, vorrei dire quotidiana. Noi lo vediamo, faccio l'esempio sempre nella relazione, soprattutto nella relazione uomo-donna, nella relazione di coppia, io lo vedo, lo riscontro, oserei dire mensilmente, no? Perché vedo con mia moglie che davvero il pallino del gioco ce l'ha in mano la donna, la signoria sulla relazione è sua, è evidente, è palese. Nella relazione di coppia, se la donna è serena, la relazione va bene. L'uomo, l'abbiamo detto, è semplice, no? È lineare, è sempre quello. Nel momento in cui la donna non è serena perché c'ha l'ansia manetta, o è nervosa, o ha dormito poco, la relazione entra in crisi. La relazione entra in crisi. E questo, vabbè, io l'ho costato 5 giorni al mese ogni mese. C'è quel momento in cui, appunto, questo è il bello della donna, no? Cioè, porta veramente varietà, porta movimento nella vita dell'uomo, che sarebbe in realtà abbandonato a se stessa, è una stalagmite, no? Rimane lì fermo a gocciolare giorno per giorno con costanza e frequenza continua. Ecco, la donna invece anima questa situazione, fa un po' da animatrice, ed è bellissima sta cosa, perché porta una ricchezza straordinaria nella vita del maschio. È un po' come se il maschio, ecco, fosse un rocchetto di filo che va bene per da solo, va bene per legare le balle di fieno, ecco, e rimane lì fermo, costante a se stesso, e la donna invece è l'aquilone, no? La donna porta colore, porta vivacità, no? E va in alto, vola, no? E cosa succede? Che finché vola e i venti sono giusti, è bellissima sta cosa, è bellissimo vedere l'aquilone volare, no? Questa tendenza a volare nell'iperuranio delle attese, la donna, ecco. E questo finché non si alza il vento. Quando inizia ad alzarsi il vento, è lì che l'uomo è chiamato alla sua responsabilità di essere e fare il rocchetto di filo, mantenere la direzione, no? Mantenere quello sguardo sulla realtà, perché la donna, l'uomo ha questa capacità analitica, no? Lui si interfaccia, abbiamo detto, con la realtà per quello che è, la osserva, la studia, la analizza e poi la sintetizza, no? La donna invece interpreta, la donna interpreta la realtà, lei passa per questa sua emotività, no? Per questa sua carnalità, la interpreta la realtà, la donna interpreta il linguaggio, no? Dice una cosa, tu dici questo è un bicchiere, e lei interpreta che cosa vuole dire, tu dici questo è un bicchiere, tu dici che questo è un bicchiere, punto, basta, analizzi la realtà. Per lei, a seconda del tono, del modo, inizia a farsi mille domande, dici ma perché questo ultimo? Interpreta il linguaggio. La donna interpreta anche un ruolo, anzi più di uno, mille ruoli, no? E ha questa tendenza poi al dramma, no? Alla teatralità, no? Se mi vedo mia moglie che in quei giorni un'inezia
e inizia a trascinarla, prima nel dramma, poi il dramma diventa tragedia, poi la tragedia diventa isteria, poi diventa panico, e lì tu capisci che devi fare l'uomo, devi essere terra, semplice, solido, a contatto con la realtà. La responsabilità dell'uomo è proprio quella di riportare questa tensione femminile a volare, a staccarsi dalla realtà, perché la interpreta con una tensione drammatica, invece a riportarla e a rimanere lì fermo, no? Come una boa che galleggia nel mare degli umori femminili, no? Che va tutto bene finché le acque sono calme. Nel momento in cui poi si alza la tempesta, è lì, oh, tu sei boa e sei ancorato a quel terreno da cui sei stato tratto, e devi mantenerla la tua posizione, perché la donna deve potersi orientare. L'uomo, l'abbiamo detto, è semplice, è lineare, è monotono, ha una sola nota nelle sue corde. Lo spartito musicale, tutte le altre note, è in possesso della donna, è possesso della donna. Però quell'unica nota dell'uomo è un La, è quel diapason che nel momento in cui appunto la donna rischia di perdersi il motivo, no? La sinfonia, le consente di riaccordarsi e quindi esprimersi nella ricchezza della sua melodia, in tutta la ricchezza delle sue sfumature. E questo ci fa vedere come davvero la diversità maschile e femminile, la diversità uomo-donna, sia non sia una contrapposizione. Io sono così, tu sei cos'ha, siamo diversi, basta, non c'è storia. No, è il bello della ricchezza dell'essere diversi, perché fa vedere come questa diversità non sia in contrapposizione, ma sia in un'ottica di complementarità. Il che vuol dire che siamo davvero fatti l'uno per l'altra. La donna ha necessità dell'uomo, della sua stabilità, della sua linearità, della sua monotonia. Così come l'uomo ha necessità della donna, nella sua diversità, nella sua complessità, nella sua anche mutabilità, no? Perché porta ricchezza nella sua vita. Questa è l'ottica giusta in cui va intesa la diversità tra maschio e femmina. Certo, e come dire, questo è il bello ed è anche il destino, no? Il destino a cui sono chiamati maschio e femmina, uomo e donna, che è appunto l'unione, la complementazione nell'unione, e per tirare fuori da questa diversità una ricchezza unica, no? Che poi è completezza ai massimi livelli. Chiaro che però siamo, come detto prima, siamo sottoposti costantemente alla tentazione per quella natura ferita dal peccato originale che ci contraddistingue e che è contemporanea ad ogni generazione, ma io oserei dire veramente quotidiana, perché ragazzi è quella stessa tentazione che poi ha fatto cadere i progenitori, è la stessa tentazione a cui siamo sottoposti noi, no? Perché se è vero che il progetto di Dio sull'uomo, sul rapporto di coppia, è un progetto di alleanza che si compie proprio nell'unione di queste due diversità complementari, questa complementarità, è altrettanto vero che il nemico agisce e proprio cerca di scardinare questa alleanza per quell'invidia che l'ha portata a imbucarsi nel paradiso terrestre, proprio per scardinare questa alleanza che è rifrangenza di quella comunione originaria che vede il creatore pazzamente innamorato della sua creatura, no? Dio follemente innamorato dell'anima umana, no? Tanto da costruirci appunto tutto il suo libro su questa storia d'amore e incarnarla nel figlio di Dio Cristo, Cristo sposo che muore per la Chiesa sua sposa. Ecco, questo è l'immagine di questa relazione d'amore profondo, completo, assoluto, che viene richiamata
dall'unione, dall'alleanza maschile femminile, dall'alleanza uomo-donna, no? E per invidia del diavolo lui cerca di scardinare. E così come ha fatto in origine, no? Noi ripensiamo un attimino quello che è successo ai progenitori e traiamo appunto da questo pezzo, da questo paragrafo del manuale di istruzioni anche per la nostra vita quotidiana, reale, vediamo come il serpente antico si sia innanzitutto imbucato nel giardino dell'Eden e volendo appunto scardinare questa unione, questa alleanza tra l'uomo e la donna, il primo uomo e la prima donna, ha iniziato a studiarli, no? E ha iniziato a studiarli e a vedere appunto il loro modo di essere, come era fatto l'uomo, come era fatta la donna, e ha detto: come faccio a insinuarmi? È andato dalla donna, semplicemente perché dovendo entrare in relazione con questa creatura perfetta, è andato a rivolgersi a chi era naturalmente predisposta alla relazione, no? La donna. Con l'uomo non è che avrebbe avuto molto gioco. Immaginiamo la situazione. Abbiamo questo Adamo saccato sul divano di foglie, no? Col suo telecomando di legno da una parte, la sua birretta, il succo di luppolo dall'altra parte, che sta guardando la partita, perché è sicuro che dopo aver dato il nome agli animali ha iniziato subito a fare le squadre e a fare la prima Champions League del creato, no? È lì che si guarda la partita macachi contro babuini. Arriva il serpente e inizia a sibilargli: ma è vero che Dio vi ha proibito di mangiare il frutto degli alberi, tutti gli alberi del giardino, bla 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 bla. E lui zitto. Ah, sì, intanto guarda la partita. Ma non è vero, se mangiaste, bla 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 bla. Intanto lui è... Sì, va bene, cara, lasciami vedere che mi hanno appena dato una punizione, dai. Cioè, serpente con l'uomo non sarebbe andato molto lontano. Ecco perché si è rivolto alla donna. E questa è la dinamica che coglie anche oggigiorno noi. Perché giustamente il nemico, squadra vincente, non si cambia. E la stessa dinamica funziona ancora oggi. Passa attraverso quella predisposizione, tocca i punti deboli dell'uomo e della donna, proprio che sono nell'uomo questa sua propensione all'egoismo, no? questa sua tendenza a lasciarsi andare nel vabbè, io ho il mio giardinetto, a me che cosa me ne frega, mi chiudo nel mio piccolo mondo, sto lì saccato sul divano, chi se ne frega di tutto il resto. Ecco, e la donna invece viene pressata laddove è più debole, no? Proprio nella relazione che tende poi a questa visione a 360 gradi della realtà, questo multitasking che poi trasborda nella maniera del controllo, perché la donna questo tende a fare, no? Tenere tutto presente, tenere tutto sotto controllo, no? Fino a quando poi entra nella manipolazione. Vi faccio un esempio proprio banale di vita quotidiana. Questo lo racconto anche nel libro. C'è una sera mi parte l'embolo, mi alzo dal divano e dico: dai, questa sera voglio morire per la mia sposa, cucino io, attenzione, no? Con cipiglio fiero dico: moglie, tu stai lì, ti metti sul divano bella tranquilla, guardi i cartoni animati con i tuoi bambini, ti godi la tua prole, ci penso io, apparecchio io, cucino io, chiaramente concordato, piatto unico, perché un conto è spendersi, un conto è consumarsi, carbonara, che va bene per tutti, no? E allora inizia a apparecchiare, moglie sul divano, che intanto guarda, inizia a guardare, no? Vedi quello che sto facendo, metto l'acqua su a bollire, hai messo il sale? Sì, hai messo il sale, sono scemo, ho messo il sale. E apparecchio la tavola, prendo gli spaghetti dalla dispensa, e intanto lì che guarda, no? Controllo. E fa: guarda caro che ci sono anche le linguine. Sì, falso consiglio, sì, le linguine. Prendo gli spaghetti, mi piacciono gli spaghetti. Inizio a prendere, a racimolare gli ingredienti, no? Apro il frigo, prendo la pancetta, sì, lo so che la carbonara si fa col guanciale, noi però avevamo la pancetta, io prendo la pancetta.
prendono le due vaschette di pancetta e fanno: guarda caro, che ne basta anche una, è sufficiente. E va bene, sì. Prendo le mie due vaschette, le metto nel pentolino a sfrigolare. Attento al formaggio, non metterne troppo, ricorda di metterne. Sì, va bene. Stai lì e guardi i cartoni animati, per piacere. Guarda che c'è Mascia l'orso, è bellissimo. Stai lì, ci penso io, adesso che cucino io, cucino io. Fai la brava, per cortesia. Niente, l'acqua bolle, e mia moglie bolle insieme all'acqua sul divano, di che sfrigola, come la pancetta nella padella. E arriva il momento di prendere le uova. Io conosco i miei polli, siamo in quattro a mangiarla, prendo quattro uova più una. Mia moglie vede, perché lei controlla, vede che ho preso cinque uova, salta in piedi: ma sei matto, cinque uova, ne bastano tre! E lì inizia la contrattazione tipo mercatino arabo, no? No, 5 o 3, ma siamo in 4, qui è tanto e poco, troppo, insomma riesco alla fine, riesco a spuntare le 4 uova originarie e metto le 4 uova. A un certo punto dico: ascolta, basta, mettiti lì e basta, no? Ecco, vedete, in questa dinamica, oserei dire veramente banale, quotidiana, spicciola, la tentazione dei progenitori. La moglie tentata a farsi prendere la mano dalla mania di controllo, no? Sì, fai tu, ma fai come dico io. Fai come voglio che come io voglio che tu faccia, no? Dall'altra parte la mia tentazione, che è quella del maschio di sempre, come il progenitore, no? Che arriva la donna che ha preso del frutto e ne ha mangiato, e anche lì la pigrizia dell'uomo, dico: Adamo non è che è andato a prendersi il frutto, se l'è fatto portare da Eva, giustamente, che lui era staccato sul divano. Arriva la donna, gli porge il frutto: oh, ascolta, primo uomo, sei signore del giardino, sei custode del giardino, il tuo compito è quello di dire: va bene Eva, vabbè, hai fatto la cacchiata, hai preso e mangiato, però il signore ci aveva detto di non mangiare, adesso io non mangio, il giardino lo custodisco, vediamo come rimediare all'errore. No, cosa fa il primo uomo? Zitto, perché vabbè, l'uomo è la creatura del silenzio, ma secondo me aveva paura che se diceva qualcosa poi Eva non gliela dava fino alla fine del mondo. Prende il frutto e mangia, abdica al suo ruolo di custode, ok, alla sua signoria sul giardino, lui abdica. E la stessa tentazione è la mia: declinare al mio restare fermo nel mio intento, nel mio spendermi in servizio alla mia donna, alla mia famiglia, e non tenere, quindi non mantenere la posizione, ma tirare indietro la gambetta, declinare al mio egoismo e dire: ascolta, visto che rompi i maroni, fatta la testa sta carbonara, visto che sei capace solo tu di farla, di cucinare, allora io pianto lì, vado a saccarmi sul divano a guardare i cartoni e cucini te. Ecco, è la medesima dinamica, la medesima dinamica che colpisce in ogni situazione dell'umano nella relazione di coppia. Siamo tutti soggetti a questa tentazione. Oltretutto, rispetto ai progenitori, loro erano pieni di grazia, noi invece abbiamo una natura ferita dal peccato originale, quindi partiamo già con l'handicap, partiamo già con lo svantaggio. Dove ci viene in soccorso quel creatore che ci ama tantissimo? Nel restaurare quella originale alleanza tra uomo e donna, dove? Nel sacramento del matrimonio. Matrimonio che proprio vede, è il compimento di quella diversità nella complementarità, di quella ricchezza nella diversità, di quell'essere necessità l'uno per l'altra, e che non è solo la firma di un contratto, non è i due sposi, quando si uniscono nel sacramento del matrimonio, non si fanno tanto una promessa l'uno all'altro, perché quel sì non è un sì alla donna e un sì all'uomo. In realtà in quel momento il sì è una risposta di accoglienza ad accettare nella propria vista, ad accogliere nella propria vita una vocazione, è una risposta, una chiamata. È una chiamata che ha origine proprio in quella terza persona
che è quella che unisce nel sacramento i due coniugi, no? Che è Dio stesso, che è quel creatore su cui bisogna spendere la propria fiducia, perché è quel creatore che ti chiama e ti dice: guarda che io ti faccio la proposta di questa donna, adesso io parlo in prima persona, di questa donna, perché io l'ho pensata per te, così com'è, fin dall'inizio del tempo. Perché questa è proprio la persona che fa per te, con la sua diversità, con la sua femminilità, col suo modo di essere, con i suoi talenti, con i suoi difetti, con i suoi pregi, le sue menate, le sue paturnie. Lei è proprio per te. Lei è quella che ti completa. Lei è quella che, se tu l'accogli nella tua vita, ti farà diventare una persona migliore, ti completerà, ma soprattutto, fondamentalmente e principalmente, lei è quel veicolo privilegiato che io ho scelto per te, per entrare attraverso di lei in comunione d'amore con me. Ecco perché l'accoglienza dell'altro all'interno della relazione sponsale davvero santifica nel servizio dell'uno all'altro, nel sacrificio d'amore, che non è l'amore quello delle farfalle nello stomaco, è l'amore quello della volontà di amare, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, significa questo, nel rinnovare quell'atto di fiducia in quel creatore che ha scelto quella donna per te, e quindi, siccome lui è degno di fiducia, bisogna dare fiducia anche a questa donna, anche quando ti rompi i maroni mentre sei lì a fare la carbonara per lei, ok? Perché in quello suo modo di essere tu sei stimolato a diventare una persona migliore, a diventare un marito migliore, che tiene la posizione, che si spende nel sacrificio che ti costa, ti costa, è una crocifissione, è una crocifissione però con chiodi d'amore, è quella crocifissione che non finisce lì, ma che ti conduce poi a quel destino di risurrezione, in una comunione sponsale che risulta davvero trasfigurata, se vissuta in quest'ottica, perché il sacrificio d'amore, lo dice la parola stessa, rende sacra la relazione, in quest'ottica di dono l'uno all'altro, che compie anche quella indissolubilità del sacramento, che c'è ed è vera e che soddisfa appieno quel desiderio intimo, vi ricordate, l'abbiamo detto all'inizio, di assoluto e di per sempre, che anima l'uomo e la donna nella più intima natura, no? Perché proprio è veicolo per quella comunione che poi è il destino di ogni uomo e donna, quella comunione con il Dio d'amore che è per sempre. E oltretutto non solo restaura l'alleanza, ma anche esorcizza, fa da rimedio, da antidoto per quella natura ferita dal peccato originale. Perché, abbiamo detto, il matrimonio sacramentato è un contratto stipulato non dai due sposi, ma da tre persone. È il contratto vincolante nella firma dello sposo, della sposa, e di quel creatore onnipotente che li unisce, no? E quindi, per la nostra natura ferita dal peccato originale, ragazzi, nella relazione sponsale, prima o poi, come nel matrimonio a Cana, nelle nozze di Cana, il vino viene a mancare, non c'è niente da fare. Siamo creature e come tali finite, per cui il nostro amore ha una quantità, ha una data di scadenza, ha una quantità limitata. Noi possiamo solo assurgere e riferirci, attingere a quell'amore che invece è finito e che ci ha vocato in quella relazione, no? E quando arriva il momento in cui viene a mancare il vino, ragazzi, nel sacramento, in virtù di quella grazia di Stato che unisce nel sacramento marito e moglie, i due sposi, tu hai la possibilità di rivolgerti a quel terzo contraente e dire: ascolta,
voi vedi come siamo messi. Qua oramai le cartucce le abbiamo sparate tutte, noi non ce la facciamo più. Qua le cose vanno veramente male, noi da soli siamo destinati a perderci. Però quel giorno lì noi abbiamo detto sì a te, c'eri anche tu, sei tu che ci hai unito in matrimonio, sei tu che sei corresponsabile con noi del nostro matrimonio, della nostra unione. E quindi questo ti dà veramente il superpotere, chi si sposa secondo il sacramento cristiano, che tra parentesi è quel sacramento istituito da Gesù stesso, Dio fatto uomo, per cui insomma una ragionevole certezza ce l'ha, è abbastanza credibile. È quel superpotere che ti permette di, nel momento di difficoltà in cui se stai a guardare il tuo ombelico sei fatto, sei morto, sei destinato a perdere, ti consente di tirare la manichetta al capo e dirgli, ascolta, io di fronte a questa situazione sono impotente, ma tu sei quello che tutto può, e allora fai il favore, visto che sei corresponsabile, intervieni e metti a posto le cose. In quest'ottica, e lui non aspetta altro, in quest'ottica, così come Gesù a Cana, per l'intercessione potente della madre, consiglio spassionato, tenetela nel vostro matrimonio, invitatela alle vostre nozze, Maria, perché per la mediazione della madre, ancora una volta ed ogni volta il figlio trasmuta nuovamente l'acqua sozza della nostra finitezza nel vino abbondante e migliore dell'amore di Dio incarnato nella coppia di sposi, così che l'uomo e la donna non sono più messi uno accanto all'altro, quindi non sono uno più uno, due, ma sono uno per l'altro, quindi uno per uno, sempre uno, e quindi non più due, ma una sola carne. Grazie.